Anche se non si fosse trattato di riconoscere una data casa, la signora avrebbe avuto mille ragioni di preferire alla carrozza le proprie gambe. Era una splendida mattina di primavera, una di quelle mattine incantate, tutte azzurro e profumi, quali solamente possono sorridere a Firenze. L'aria era così limpida, il cielo così puro e turchino, che si sarebbero potute contare ad una le verdi foglioline tenerelle di cui erano ricoperti gli alberi del viale. I villini, le palazzette e perfino le case di apparenza più umile parevano esultare sotto la tiepida carezza del bel sole d'oro. Per tutto era un gorgheggio, un ronzio festoso, uno stormire soave di timido vento tra le fronde rinnovellate.